Martedì 17 giugno alle 20:30 al Teatro Verdi va in scena Il Paese del Sorriso di Franz Lehár e come sempre in questa stagione noi anticipiamo i contenuti di questo spettacolo assieme ad uno dei protagonisti, segnatamente al direttore d'orchestra Antonino Fogliani. Buonasera direttore, grazie per essere, anzi maestro si dice, no? Direttore in Buonasera, genere si Silvia. usa per i direttori di giornali o per altro. Allora, intanto diciamo subito. Il Paese del Sorriso è un'operetta, qui ha tutte le caratteristiche dell'operetta, perché poi magari dopo le svisceriamo, ci sono i ruoli comici, eccetera, eccetera, però insomma è un'operetta, una delle poche, dove non c'è il lieto fine. Non c'è il lieto fine, è un'operetta caratterizzata da una vena melanconica di scrittura da parte di Lehár. Devo dire che nella mia carriera ho già incontrato questo compositore con La Vedova Allegra, un'operetta che ovviamente tutti Ti conosco. conoscono, più famosa del Paese del Sorriso, dove però ovviamente il tema romantico e sì, il tema comico sono bilanciati in maniera direi perfetta. Il Paese del Sorriso invece ha questa caratteristica anche nell'orchestrazione, anche Infatti nell'uso avrei chiesto poi dopo. che Lehár fa della composizione, ha questa vena melanconica, questa vena di tristezza che fa anche un po' da contrasto col titolo, Il Paese del Ah, Sorriso. sì, è vero. Ecco. Ma si sa perché? Cioè c'era un motivo? Perché vabbè, potrebbe essere semplice, non c'entra in realtà niente, ma qualcuno vede che l'operetta è stata composta o quantomeno ha debuttato nel 1929, qualcuno potrebbe anche dire che forse il compositore presentiva quello che sarebbe successo, eccetera. Mi pare Forse francamente una roba un un po' po' esagerato esagerata, però. pensarlo, però effettivamente tutta la letteratura dell'epoca non può che non risentire di questo periodo veramente difficile e maledetto della nostra storia. Tra parentesi, Lehár era assolutamente il compositore di riferimento per Hitler, era anche la moglie che era di origine ebraica, ebbe una sorta da parte di Hitler di benedizione con una sorta Sì, di salvacondotto, sì, insomma, di diciamo. salva quasi ariana, onoraria, non mi ricordo com'era il test, Sì, l'escamotage. l'escamotage trovato da Hitler per questa situazione. E, ovviamente la musica, la letteratura, l'arte, anche l'arte di evasione, non può Non può non che risentire, risentire dico. di questo. Però c'erano anche altri precedenti di operette, meno appunto non con lieto fine, poi non è mica un finale No, 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 tragico, no, sì, non c'è. Vabbè. non si sposano, basta, Non è quindi detto che non sia, è detto che sia una appunto. tragedia questo. Apre diverse porte, insomma. Ricorda molto anche un'operetta del nostro grande Puccini, La Rondine, che era Ah, stata vero, scritta sì. per Monte Carlo. Anche lì il finale è malinconico, con il soprano che si allontana È vero. dal tenore, dall'amato, e rinuncia quindi alla vita matrimoniale in nome di una libertà di Senta, emancipazione. maestro, in genere, no, quando si parla di operette e quando poi si analizzano le operette tarde come questa, perché in fin dei conti 29 siamo appunto, in genere si è sempre portati a collegarle al musical, che o quantomeno al prodromo del musical, che in quel tempo, soprattutto in territorio statunitense, stava nascendo, eccetera. In questo caso c'è questa possibilità oppure no? Per esempio, per dirne uno, Ballo al Savoy, insomma, il confine è quasi inesistente. Se lo presentassimo come un musical, tutti ci crederebbero, ecco, insomma. Certo. In quest'opera la tradizione
mitteleuropea è presente, fortissima. Ci sono delle parti che addirittura ricordano Strauss, proprio per la... parlo di Richard Strauss. Ho capito. Quindi una assolutamente una, come dire, una figliolanza con la musica tedesca che è evidente. È piena di valzer, quindi la danza più caratterizzante dell'impero austro-ungarico, e devo dire che ha questa figliolanza anche nei vari leader, nelle varie canzoni di estrazione tedesca. C'è la presenza di un valzer Boston, che è questo valzer lento, come il valzer delle candele, ecco, un esempio. Ah, accidenti. Ecco, e che, come dire, è il valzer americano, no? Però ecco, siamo ancora lontani dai ritmi che poi troveremo. Che poi sarebbero venuti, che troveremo più avanti. Che comunque erano contemporanei, certo. Per esempio, negli Stati Uniti. Tra l'altro io ho visto bellissimo, un paio di anni fa a Londra, una ripresa di Cappello a Cilindro, a far vedere che anche il musical, il vecchio stampo, funziona ancora, perché è rimasto su 2 anni, sì. Che non è poco, soprattutto per questi tempi. La messa in scena è diretta da Eleonora Gravagliola, riprende una regia di Damiano Micheletto, che GAF, della quale non mi pentirò mai, gli spettatori triestini conoscono anche per incursioni nel teatro di prosa. Quale sforzo è chiesto ai cantanti dalla messa in scena? Guarda, io conosco Damiano perché abbiamo debuttato praticamente insieme, io qualche anno prima, al Rossini Opera Festival. Insieme abbiamo fatto una prima esecuzione assoluta, che era il Trionfo delle Belle di Pavesi, uno spettacolo che ha avuto veramente un grande successo e che per tutte e due è stato foriero di nuovi contratti, di nuove strade che si sono aperte. Ora Damiano è impegnato a Salisburgo per una Cenerentola, se non sbaglio, con la Cecilia Bartoli. È un ragazzo geniale, adesso famoso anche per delle provocazioni che fa nei suoi spettacoli, che spesso, come dice, destano la... Salisburgo potrebbe scatenarsi. Salisburgo, no, in realtà diciamo che all'estero è molto amato, da noi un certo pubblico conservatore lo attacca, ecco. Ma in prosa l'ispettore generale, visto lo scorso anno, era strepitoso. Ma lei sa benissimo che il nostro pubblico nella lirica spesso è molto più legato alle tradizioni che quello della prosa, che invece è più abituato all'apertura, almeno dico qui in Italia, no? Questo spettacolo non ha assolutamente nulla di provocante, ma ovviamente mette i cantanti lirici, perché ricoprire i primi due ruoli principali per questo operetta, ovviamente abbiamo bisogno di cantanti che facciano carriera lirica, ecco, li costringe a essere anche fortemente attori. Questo sì, certo. Ovviamente anche se... Ma ormai penso che si stia andando sempre più, no, verso questo, diciamola, questa necessità o comunque questo tipo di utilizzazione. Io vedo delle volte degli spettacoli li vedo in quella rete di Sky Classic, e oggettivamente capisci che è cambiato parecchio rispetto... È cambiato, però è ovviamente lo sforzo di un cantante, certo, per emettere suoni è diverso da quello di un attore nel recitare, quindi non è così scontato che le due cose possano sempre andare, anche se poi si può essere, come dire, grandi interpreti. Abbiamo avuto nel passato degli interpreti nel repertorio lirico, grandi attori, ma che non facevano, non so, le capriole, certo, o cantavano appesi a un filo. Oggi si vede anche questo. Tra l'altro io avevo visto un'intervista con la Tebaldi molto tempo fa, in cui proprio diceva che
è cambiato anche logicamente questo tipo di utilizzo, dovrebbe cambiare anche il modo di insegnare, perché dice adesso se canti sdraiato devi imparare a cantare anche sdraiato, è tutto certo. un altro tipo di cosa. Tra l'altro poi lo dico subito perché sennò mi sfugge dalla testa, lei ha citato Cecilia Bartoli. C'è una cosa stupenda che circola su internet, si può fare, ed è Cecilia Bartoli con Peter Ustinov che insieme imitano il rumore di una 500 mentre si mette in moto. Secondo me anche quello dà la grandezza di un interprete che accetta di scherzare e di sorridere. Qualcosa, basta digitare Bartoli Ustinov 500, sono 2 minuti di pura allegria. Tra gli interpreti, gli interpreti sono Ekaterina Bakanova e Alessandro Scotto di Luzio nelle parti principali. Poi ci sono due amici, Ilaria Zanetti ed Andrea Binetti, sono i ruoli, come si dice, i coprotagonisti, insomma. Sì. Poi ci sono Sara Alzetta, Gualtiero Giorgini, Maurizio Rapotez, Adriano Giraldi e Simone Faucci nei ruoli attoriali, insomma, i ruoli da prosa, eccetera. E poi c'è anche nella parte di Lore Adele Amato De Serpis, e questo immagino sia anche un ruolo cantato. No, anche questo. De Serpis, pensavo che De Serpis fosse un cognome tipico di una cantante, insomma, comunque. Però parecchia parte, diciamo così, comica o comunque leggera rispetto, sì, a quattro cantanti. Assolutamente. E però è usuale nell'operetta, no? È usuale, anche se veramente Lear sembra veramente dividere in due il palcoscenico tra questa doppia coppia. Non usuale nel mondo dell'opera. Siamo a Bohème, dove anche lì c'è in fondo una doppia coppia, una più allegra e una un po' più triste, e invece una parte attoriale molto, molto composita, ecco. C'è anche questa interessante nell'operetta, che è una cosa che avviene nella prima parte del Novecento, e voi adesso da poco avete avuto la Butterfly, per, sì, esempio, in teatro. C'è questo gusto verso l'Oriente e c'è anche questo interesse, no, verso una popolazione spesso trattato anche come con una punta di razzismo, sì, diciamo, no? nella Butterfly è fortemente urticante Pinkerton verso questa nuova cultura, ma giustamente messo da Puccini come, in realtà, come personaggio negativo, no? Certo. Quindi lo prendiamo. In questa operetta troviamo anche questa forte, come dire, questo forte giudizio della diversità come qualcosa di che diversità tra culture, voglio dire, come qualcosa di non conciliabile. Tant'è che la fine, così, il principe non rinuncerà alle sue quattro mogli, al suo titolo, al suo blasone, e la protagonista, Lisa, non rinuncerà alla libertà di donna occidentale. È anche molto moderna come personaggio femminile, perché ricordiamo appunto che, sì, nel 29 aveva un senso, sì, molto adesso logicamente cambiati i tempi uno non si vede, però effettivamente è qualcosa quasi di rivoluzionario, si potrebbe dire, nel suo. Però è proprio anche interessante per me questa questi doppi livelli di lettura che magari in un'operetta spesso non saltano, sì, subito all'occhio. Non sono evidenti. Evidenti. Senta, lei è docente anche al Conservatorio Tartini, docente proprio di direzione d'orchestra. Io ho visto, devo dire la verità, per la prima volta, seppur di sfuggita, sono entrato al Tartini la scorsa settimana, ed è una, insomma, secondo me, io ho detto prima, chiedo scusa, anche un sordo dovrebbe entrare al Tartini, quantomeno per vedere negli occhi di chi lo frequenta quant'è importante sentirsi parte di un'istituzione come quella. Detto questo, come si insegna direzione d'orchestra? Cioè,
come tutte le cose bisogna, come dire, l'esperienza aiuta tantissimo a poter insegnare quello che si sa fare. Ecco, io insegno direzione d'orchestra dopo aver, come dire, superato, adesso non voglio entrare nei dettagli dell'arruolamento dei conservatori italiani in questo momento storico che è veramente tragico. Comunque, per insegnare nel conservatorio oggi vengono richiesti tanti titoli artistici, cioè si richiede che il docente sia un musicista praticante, ecco, che faccia musica, che faccia concerti, per quanto riguarda invece i musicologi, che faccia ricerca, che faccia pubblicazione. Ecco, quindi le nuove leve che adesso sono entrate in conservatorio, anche se, ripeto, non siamo per nulla stabili, ma destinati a un precariato forse eterno. Ma a parte questo, ecco, chi è nei conservatori oggi, i giovani che insegnano nei conservatori, fanno la professione. Questo aiuta molto perché, nell'insegnamento, perché è vero che ci vuole l'esperienza quasi psicologica nel capire cosa serve a un ragazzo piuttosto che a un altro, ma difficilmente si può insegnare quello che non si sa fare. Quindi la mia esperienza, io sono in carriera dal 99, ecco, la mia esperienza cerco di comunicare ai miei allievi, e in più devo dire che molti di questi allievi, noi abbiamo una classe già di 11 persone, il primo corso è l'unico corso nella regione. E devo dire che è un fiore all'occhiello per il Conservatorio Tartini, e molti di questi allievi li porto in giro nei teatri, gli faccio vedere cosa vuol dire veramente lavorare, cioè, e vivere in un mondo. Io per scherzo, una volta con il dottor Gianni Gori ci chiedevamo chi fosse il miglior direttore d'orchestra del mondo. Sono quelle cose che non hanno nessun senso. Però a questa domanda si può rispondere in realtà con un escamotage, e si può dire che il miglior direttore d'orchestra del mondo è Danny Kaye, perché esiste sa cosa conosco, mi riferisco? Sì, sì. C'è un DVD che non si trova, ma su YouTube ormai si trova di tutto. Se uno ha voglia vede An Evening with Danny Kaye, dove lui dirige l'orchestra del Lincoln Center, prendendo un pochettino in giro i direttori d'orchestra di quegli anni, ed è una cosa strepitosa. Un mio amico che si intende di musica, è abbonato al Verdi prima ancora di nascere, mi dice: solo uno che conosce benissimo la musica può fare il pagliaccio in quel modo, perché denota intanto amore ed intanto anche conoscenza. Quindi se qualcuno di voi in società gli viene fatta la domanda chi è il più bravo direttore d'orchestra del mondo, risponda pure Danny Kaye, non sbaglia, e poi così si trae anche d'impaccio, perché non è... Tra l'altro lei poi a Trieste ha diretto, credo, un annetto fa circa, no? L'orchestra dei conservatori. Sì, anche questa è stata una bellissima esperienza, perché l'orchestra dei conservatori è formata dai migliori musicisti di tutti i conservatori italiani, e sono stato scelto per questa tournée che ha portato il nome di Verdi associato alle nuove leve dei conservatori italiani, quindi della musica italiana. Questa tournée ci ha portato su fino in Polonia, Ungheria, e poi siamo ritornati all'Opera di Roma. Anche, voglio citare anche la tappa all'Aquila, che è stata veramente toccante, significativa e toccante veramente per tutti i ragazzi. Abbiamo suonato in mezzo alle macerie. Ed è stata veramente un'esperienza molto, molto forte. Questa è la sua prima direzione al Verdi di Trieste. Sì. No? Cosa significa, diciamo così, mettere piede da direttore d'orchestra in un teatro, per la prima volta da direttore d'orchestra? Che tipo di sensazione c'è?
C'è sempre una sensazione di curiosità perché nonostante che è tanti anni che oramai sono nella professione, l'emozione di incontrare nuovi artisti, di lavorare con nuove orchestre, nuovi cori, è sempre forte, è sempre diversa. E, devo dirle che qui al Verdi sono veramente orgoglioso di poter essere il direttore di questa produzione, perché è il conservatorio, è il teatro della città dove insegno. Ah beh, sì, quindi giusto, c'è un rapporto particolare. C'è un rapporto particolare. Tra l'altro l'orchestra del Verdi ha dato la disponibilità per alcune produzioni con i nostri ragazzi, con i ragazzi del corso di direzione d'orchestra. Quindi c'è una doppia responsabilità, no? Di dover essere far bene, perché c'è questa doppia veste, quindi doppio lavoro, più emozionante. Tra l'altro anche ricordiamo che nell'ambito del rapporto fra il Conservatorio e il Teatro Verdi, il giorno 25 di giugno. Al Ridotto de Sabata, se non mi sbaglio, no? Sì. Ci sarà questa rappresentazione dell'Histoire di Soldati di Stravinsky con la voce recitante di Ariella Reggio. No? Sì. È una idea del nostro conservatorio che ha trovato il supporto anche del teatro come ospite che ospita la manifestazione. È molto interessante perché l'Histoire di Stravinsky sarà preceduta da una serie di composizioni dei nostri allievi di Nuove Tecnologie, che hanno preparato dei lavori con del materiale video della Grande Guerra. E lo stesso materiale sarà alcune di queste toccanti immagini saranno trasmesse in diretta live durante l'esecuzione dell'Histoire di Stravinsky, dove tutte le parti del soldato sono state riscritte in triestino. Ah, ci si è usata la lingua di Trieste per caratterizzare il personaggio del soldato, il personaggio popolare del soldato. Questa è una cosa anche molto, molto interessante, molto curiosa, con Ariella Reggio, con Ariella, poi sarai immaginiamo istrionicamente. Allora, dunque, ricordiamo le date del Paese del Sorriso. Il debutto è martedì 17 alle ore 20:30, poi repliche venerdì 20, sempre alle 20:30, domenica 22 alle 16, martedì 24 e giovedì 25 ancora alle 20:30 e poi sabato 28 giugno ancora alle 16. Scene di Paolo Fantini, costumi di Silvia Aimonino o Aimonino, come Aimonino, coreografie di Shandia Nagaraya e maestro del coro Paolo Vero. Io prima o dopo devo avere ospite il maestro del coro, perché ho tante curiosità da chiedergli. Abbiamo anche il balletto. Ah sì, c'è la compagnia di ballo Imperfect Dancers Company, quindi anche questo è interessante. C'è da dire, lo diciamo così perché in realtà questo era un quesito che si dovrebbe chiedere al sovrintendente Orazzi, è bello che al Verdi torni un'operetta, poi dopo che questo possa anche rappresentare qualche cosa in più, chi lo sa, chi non lo sa, insomma Trieste si sente sempre orfana del Festival dell'Operetta, però insomma sappiamo anche quelle che sono le ragioni che hanno portato alla sospensione, chiamiamola così, no? Che mi pare un termine migliore, alla sospensione di questo appuntamento. Ma insomma, intanto c'è il Paese del Sorriso, che è quello, tra l'altro, mi corregga se sbaglio, è quello di Tu che mi hai preso il cuore. Dein ist mein ganze Herz, credo, che poi i tedeschi, chissà che se Hart è Herz è femminile, maschile, neutro, eccetera, ma questo è un altro discorso. Grazie ancora al maestro Antonino Fogliani per essere stato nostro ospite. Vi ricordo Il Paese del Sorriso al Verdi a partire da martedì 17 giugno. Buon proseguimento di serata a tutti. Noi ci vediamo con Trieste in diretta addirittura martedì 24 giugno, perché mi prendo una settimana di vacanza. Al posto mio ci sarà tutto il team di Tele4, per cui insomma sarete ugualmente in buona compagnia. Grazie a tutti, arrivederci, buona serata.